Eccoci di nuovo qua, signori, con Casino Legend. Questa volta a livello 35 affronteremo delle Fatent per lo più. In particolare la Gonzo's Quest, la Jackhammer 2, la solita The Adoralai. Non ve lo dico neanche come va a finire. E la Flowers di nuovo, già vista. Più l'unica sconosciuta sarà la Book of Dead. Fatemi sapere che ne pensate, lasciate like in questo momento per supportare il video. E ci aggiorniamo come sempre, alla prossima, ciao! Eccoci qua, allora, non so se quello che è successo fino adesso si è registrato, no, perché ovviamente è finito lo spazio sull'hard disk, visto che questi video durano 80 ore l'uno, spero che si sia salvato tutto, se no vi riepilogo io la situazione. Allora, durante il gioco se ci siamo fermati a 300 euro... e ci siamo fermati alla slot cavernicoli. Ho continuato io da solo. Ho scelto di nuovo la slot flowers, che era quella che mi sembrava più arzilla, e sono riuscito ad arrivare fino a 600 di nuovo. Sto giocando a bet 6, però non so se quello che è successo fino adesso si sarà salvato o no, perché mi è arrivato l'avviso che l'hard disk era pieno mentre stavo registrando. Dopo dovrò andare a rivedere. Vabbè, signori, non ripetere tutto quello che è successo non è una cosa possibile. Però devo dire che sta macchinetta sta pazziando e si sta rivelando abbastanza onesta. Fa pazziare, cioè, mediamente da abbastanza giocato. Mi ha dato i free spin per 3 volte e una volta mi ha dato anche 5 nuvole. Però vincite eccezionali non sono arrivate. Piano piano con vincite sceme mi ha fatto arrivare fino a 600. E comunque stiamo facendo un bel rigiro. Peccato che non si è visto niente, però sono inconvenienti che possono succedere, specialmente a me, che non mi accorgo di queste cose. E vabbè, continuiamo ancora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Ovviamente, fino adesso che la macchinetta era bella arzilla, non si è visto niente, forse. Adesso che ho continuato, ho ripreso a registrare la cava, vediamo che succede. Sicuro a zero. Vabbè, comunque sì, macchinetta abbastanza onesta sembrerebbe questa Flowers. Vi ricordo che stiamo a livello 35 del casino Legend e sto provando a finire questo concorso che mette in palio 100.000 euro di bonus. Doppia nuvola, ce ne vogliono 4 per attivare il bonus. Ovviamente non la mette più. 300 un'altra volta. Comunque sì, spero di fare qualche vincita bestiale, signori, perché per il Legend sarebbe opportuno, visto che i soldi che io metto su questo per fare questo tipo di concorso li considero praticamente già buttati, perché ovviamente non li riscuoto a meno di fare vincite bestiali da 10.000 euro, insomma. Però tutto quello che vinco lo devo investire per completare questi livelli e cercare di sbloccare quel cazzo di bonus finale, che non è facile. Quindi o vincite bestiali oppure purtroppo di riscuotere non c'è... Non serve, diciamo, perché poi comunque me li devo rigiocare se ci voglio arrivare. E allora almeno devo fare vincite bestiali. Però più vincite bestiali faccio durante il gioco, più rigiro faccio. E prima ci arrivo, quindi senza depositare eccessivamente, insomma. Perché sto notando che questi livelli, attenzione, 3 nuvole. Cazzo! 12 euro solo. Sto notando che questi livelli, nonostante qualche vincita decente, la faccio. Però comunque arrivo a livello dopo, che comunque devo versare di nuovo. Quindi servirebbero vincite molto più alte. E come si fanno a fare? Giocando a bet abbastanza alti, quindi aumentando la posta in gioco. Anche il budget ho dovuto aumentare rispetto alle mie solite partite per essere in grado di affrontare questi livelli. Ovviamente sempre un budget che mi posso permettere, signori. Mai giocare oltre le proprie possibilità. In genere non ci arrivavo facilmente a giocarmi 500 euro per una partita, diciamo.
Spero che le cose si mettano bene e spero di arrivarci alla fine. Un'altra strategia quale potrebbe essere, signori? Attenzione alle nuvole, non arrivano manca adesso. È quello che ho detto nella registrazione precedente, che però probabilmente è andata persa purtroppo. Un'altra strategia sarebbe quella di giocare a bet più bassi. Cioè, caricare 1000 euro a una macchinetta e metterla a 1 euro. In questo modo che succede? Noi facendo tanti tiri, 1000 di base però, con il rigiro dovremmo arrivare a fare molti più tiri. Attenzione alle tre nuvole. Non arrivano manco mo. Cosa facciamo in questo modo? Noi rinunciamo a qualsiasi possibilità di vincita bestiale che mi faccia recuperare bei soldi, per esempio. 2-3 mila euro giocando a Nero. È molto difficile vincerli, anche se potrebbero arrivare per il numero maggiore di tiri che facciamo. Alle Netent non è male fare tanti tiri, perché quelle vincite brutali possono capitare, anche se raramente, però giocando tanto budget a bet bassi possono arrivare. E inoltre noi ci avviciniamo al numero ideale di 1 milione di spin fatti, che quindi ci avviciniamo all'RTP teorico del 96%, facendo tantissimi tiri ci avviciniamo pure a quello che può essere l'RTP teorico, e quindi in teoria dovremmo perdere quel 3-4% che potrebbe paradossalmente rivelarsi una strategia migliore che provare a schiattare le macchinette per fare il giro. Rinunciamo alle vincite, che però anche in questo caso non ne sto facendo di vincite bestiali, però giochiamo talmente tanto che dovremo mantenerci e avvicinarci allo sblocco dei livelli più facilmente, paradossalmente. Non so, probabilmente proverò in uno dei prossimi livelli a fare questo tipo di giocata, però non so se risulterà fattibile oppure no. Cioè, se funziona praticamente, se lo facciamo veramente questo rigiro oppure no. Ovviamente mi devo schiaffare un euro, mettere 1 milione di spin automatici e lasciare la macchinetta a giocare per i cazzi suoi. Mi sarà difficile anche fare dei video a questa cosa, signori, perché verrebbero lunghi all'inverosimile. Dovrei avere un hard disk apposta solo per questo. Potrei anche farlo e magari vi mostrerò, però solo le parti salienti, magari i giochi bonus che ottengo dopo quanto rigiro, non lo so, ci devo pensare. Per oggi, attenzione, rimaniamo sulla nostra solita partita e finalmente ottengo di nuovo le nuvole a bet 6, con 10 tiri purtroppo il minimo. Vediamo se questa volta decide di schiattare la macchinetta, pure perché ho detto che non voglio più giocare a bet alti, quindi magari se mi premi con qualche vincita mostruosa mi lasci l'acquolina in bocca, diciamo. Io tenterò ancora di schiattarvi. Purtroppo la merda qua, solo 100 euro, stiamo 111, buono questo, perché abbiamo qualche palare così di tulapa. No, 45 euro da merda, no, non ci posso credere. No, 564, guardate qui, e là mi è uscito 100 euro. Stiamo a 8,20 di nuovo, 588, ma pagato, ma non ho capito come. Sembrava che erano 100 euro di vincita. È quello che stava scritto. Per Gesù Cristo, signore. Schiattata di nuovo la Flowers. Vedete, siamo tornati di nuovo a 800, quindi è una macchinetta che dà gioco. Lo dà. Ne dà abbastanza. Cosa succede? Ne dà abbastanza, magari mi mettesse altre tre nuvole subito, che magari la potremmo pure schiattare. Allora, cosa facciamo? Dopo la vincita buona, io lascio ancora a bet alto, come ho fatto prima. L'assestamento lo faccio, ma lo faccio dopo. Lo faccio da 700 a 600, magari. Perché subito non lo faccio, perché in genere mi è arrivato qualche falare, qualche altro pagamento buono. Subito dopo il bonus. In questo caso no. Filare da merda però. 7,40. Oddio, non è che serve tanto poi assestare questa macchinetta, eh. Oddio, forse adesso serve, perché guardate, tre nuvole bloccate, due tiri di fila. Adesso due. Adesso magari serve, perché tre nuvole di nuovo.
Sta a 3 nuvole la macchinetta. Non mi mettere per favore adesso il gioco bonus. Prima, durante l'assestamento me l'ha messo, signor. Non lo so se si vedrà questa, la partita precedente, come vi ho detto. Me l'ha messo il gioco bonus a 3 subito dopo essere uscito dal bonus di prima. Però non me l'ha pagato un cazzo, proprio a 3,70 euro, mi pare. E quindi noi scendiamo chiano chiano, cazzi cazzi, a 600. Guardate quante volte 3 nuvole metto. Parecchie volte proprio. Non ci facciamo intimidire, così la lascio a 3, signori. Scendiamo fino a 600. Dopodiché la provo a rischiattare a bet 6. Ancora 3 nuvole. Adesso solo 2. Che cazzo. Fammi ingarrare un assestamento che io ti abbasso. Poi ti alzo e mi paghi quando ti rialzo, che consumiamo un po' di me. Al bet più basso. Sembra un po' chiusa, però, sinceramente. Sembrerebbe un bel po' chiusa. Meno male che l'ho abbassata, perché avremmo perso già 200 euro, anziché solo 100 fino a 600. Bene, bene, beppe. Stiamo a 6,30. Ancora niente d'eccezionale. 6,20. No! Cazzo, 4 nuvole un'altra volta sono arrivato. Metto 3. Grande vincita, ovviamente, falare d'assi, 61 euro. Lo faccio pure un po' veloce per non soffrire, signori. Spero di ingarrare un po' di wild a tutte le vie, almeno. 3. 100 euro, anche adesso è stato un gioco bonus da merda, eh. Gioco bonus da merda, 112 euro, vabbè, non proprio di merda, perché a 6 sarebbero stati comunque 200 euro. Però, purtroppo, anche questa volta mi è comparso il gioco bonus a bet bass. Questo ha pagato pure un po' di più. Stiamo ancora a 700. E comunque un bel po' di rigiro anche in questa partita lo stiamo facendo. Anzi, direi anche un abbastanza buono rigiro, che credo abbiamo fatto almeno 2-3 mila di rigiro già. Ovviamente per sbloccare il bonus che ho sul deposito devo arrivare a 20 mila. Non è la cosa più facile del mondo. Però, chiano chiano, cazzo cazzo, ce la potemmo fare. Voglio cercare di riportarla a 600 di nuovo, signori, per poi riaggredirla. Perché sembrava, mo, che era morta. Non dava un cazzo, non dava un cazzo, e poi sono arrivate le nuvole. Sembrerebbe un bel po' chiusa. Perciò sono imprevedibili queste macchinette. Possiamo ragionare fino a un certo punto. Blambu. È nata vuota i bonus, signori. Vabbè, facciamocelo con calma questo. Può essere che ci paga bene per una volta. Parecchi bonus sta dando. Ovviamente sempre basso. Se io paradossalmente provassi a schiaffarla a 9, girasoli 80 euro, bene. Se io provassi a schiaffarla a 9, signori, non la piglio sti bonus. Non c'è niente da fare, cioè, sono sicuro. Dovrei avere la stessa probabilità in teoria. Ma io già la so che non è così. Altri 60 euro, questo ha pagato benino, perché 160 a 6 sarebbero stati la ballezza di 300. Un bel gioco bonus questo. Non riuscirò nemmeno a sestarla più fino a 600, credo. Vabbè, ma ci devo provare, signori, perché se adesso io l'alzo e la macchinetta è chiusa, non mi danno cazzo. Quindi ci ho già provato. La devo assestare con una santa pazienza fino a 600. Perché tanto comunque il rigiro lo stiamo facendo. Spero che... Veramente io spero che esca un altro gioco bonus pure a 3 fino a 600. Perché più mi paga e meglio è, più rigiro facciamo. Se poi non dovesse uscire e riesco ad alzarla e prenderlo a 6, praticamente la stessa cosa. Perché torniamo su, se me lo paga bene. Io preferirei continuare a vincere così a 3, sinceramente, che non a 6, dovendo giocare prima a 200 euro. Però facciamo così. Vediamo che succede. Non è una cosa, 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 non è una cos
Ecco, adesso invece ci stanno poche imbestialie, come vediamo. Manco un tiro pagato, signori. Questo è buono averlo preso a tre. Non mi mette le nuvole, mo, gentilmente. Aspetta che ti alzo. Che poi è una serie di tiri che... guardate. Ogni tiro dovrebbe essere casuale e indipendente da quello dopo. Ma come mai a volte si verifica questa serie di tiri bestiale non pagata? E io qua quasi quasi arrivo fino a 600, che non sta da più niente. Se sta a ripigliare un po', sembra qualche colpetta arriva ogni tanto. Sempre colpetti da merda, infatti vedete che ci fanno scendere. Ci fanno scendere, sì. Arriviamo a 6, allora signori, visto che non gira buona. 6,50 pure, magari. Namma, mette le nuvole, mo. Primo colpo buono la rialza. Buono, cioè almeno 20, 30 euro, 40 euro. 11 euro no. 6, 6, 6, stiamo. Mi pare. Ci vogliamo fidare dei tool, eh? Guardate che giro della morte. Per una volta ho fatto bene. 28 euro. Ok. Basta. L'aumento qui, signore. A 6. Torniamo a fare la nostra solita partita lenta. E vediamo che combiniamo. A bet 6. Se pigliamo di nuovo 4 nuvolette, gentilmente. Non una. Adesso, come per magia, signori, vi dimostrerò che non me le mette le nuvole quando gioco alto. E le ultime non hanno pagato manco male, perché 160 bet 3 non è assolutamente male, una vincita di tutto rispetto, cioè in media con quello che abbiamo visto, che è il solito pagamento. Si può arrivare anche a 100 volte il bet, qua è stato 50, che non è comunque malissimo. Stiamo a 600, vi ricordo sempre che ho iniziato con... da 300 che abbiamo terminato la partita alla cosa, come cazzo si chiama la... Calapurcaria Cavernicoli. Mi sono spostato poi a questa con 300 euro e sono riuscito ad arrivare a... inizialmente a 600-700, poi è riscesa di nuovo, ma ha fatto risaglie, signori. La stiamo facendo girare molto bene fino a questo momento. E spero di proseguire così la partita ancora adesso. È anche abbastanza lunga è stata questa partita. Solo sto video è venuto 19 minuti. Ma almeno il doppio è durata, se non di più. Che cazzo ci sta qua a parlare di Q, probabilmente. No, del Jarasul. Ok, era intorno a 140 come prima. Voi non lo so se l'avete vista, sta pagata, perché già mi era arrivata prima girasoli, girasoli, girasoli al doppio più wild, che non è stata male come pagata. Stiamo a 700, ok. Ci sta facendo pazziare molto bene, signori. Mi sta piacendo questa macchinetta. Spero di non innamorarmi e che poi si riveli disgraziata, ma devo dire che mi sta piacendo abbastanza. C'è da un bel gioco, proprio. In varie occasioni che l'ho provata, devo dire che il gioco c'è. Mai l'ho trovata in bestialite che mi ha acciso immediatamente, però... ovviamente è un'ipotesi verosimile, signori, che prima o poi su tante partite... inesorabilmente accadrà. Adesso servirebbero le nuvole, che da un bel po' che non le vediamo, quelle dannate nuvole. Quindi gentilmente 4 nuvole, 5 nuvole, 6 nuvole, che il massimo di nuvole prese è stato 5, signori. Il minimo per attivare il bonus è 4. Una due, tre volte me ne sono uscite anche 5, non solo in questa partita, anche la precedente del livello che ho fatto con Moreno. Più di 5 mai. Anzi, una volta mi sono uscite 4 ed entra le 4 altre 4 per un totale di 20 tiri rifatti. E comunque non ha pagato in maniera bestiale, quindi tanti tiri non corrisponde idealmente a grande pagamento. Però
più ne metto di dire sempre meglio è per noi, cari signori. In questo momento però purtroppo devo constatare che siamo scesi sotto i 600 nuovamente. E non è una cosa bella da constatare, purtroppo. Procediamo. I tulipani da parecchio non si vedono, eh. Pagamenti con tulipani non stanno più uscendo. Guardate che poi è... voi dite che non ho ragione io. Guardate che cosa succede quando io l'alzo, signori. Questo succede, che quando gioco a bass, bonus, falare in terra di tutto. Quando la metto, abbetto un po' più alti per tentare di schiattarla o di recuperare la vincita, cioè di tornare su, di farmela risalire. Questo succede. Si finisce di imbestialire. È già a 5.30 stiamo, non sta pagando un cazzo di niente. Speriamo che si ripigliano un po', che continuiamo sempre qua. Perché sennò che cazzo di macchinetta vado a provare. Boh, sembra che questa è la meglio che ci sta. Blam. Le nuvole, cazzo, dobbiamo tornare subito. Oppure assestata come si deve, senza che mi hai dato niente. Per una volta l'ho ingarrato l'assestamento. Pagami mo, a bet 6, però. Non va la stronza, Flower, sa che dobbiamo sbloccare pure 500 euro di bonus sul deposito. Forse anche questo l'avrò detto, però non l'avete sentito. 500 euro di bonus sul deposito, quest'oggi. Tre nuvole! Porco Giuda. E vaffanculo e metti quattro cazzo di nuvole. Dai, rucarnivoro, ci metto. Sempre a tre. Almeno uno falare intero. Pure che senza per due non paga in maniera bestiale. Però almeno risaliamo un attimo. Dice che la Flowers. Che macchinetta. Vabbè, alla fine. E non è proprio la peggiore che abbiamo preso, signori, eh. Ci può stare. Una partita onesta è stata, anche se alla fine ci ha mangiato tutta cosa, però abbiamo fatto un rigiro lunghissimo. Lunghissimo e che credo ci abbia fatto progredire in maniera molto buona. Tre nuvole, non arriva la quarta, purtroppo. Porco Giuda. Doppia nuvola. Solo tre, purtroppo. Doppia nuvola. Tre, nemmeno tre. Magari, 12 euro. Facciamo un altro po' di rigiro. Doppia nuvola. E vaffanculo, manca tre. Sembra la fine, poi. La speranza finale. O vita o morte, è lì. Tre giara sul, 9 euro.
Niente di che, signore, purtroppo. Temo si sia imbestialita qua. Temo di sì. Che facciamo questi ultimi colpi? Lascia 6, direi di sì. Perché se esce un gioco bonus ci puoi pagare 4, 500 e... torniamo a 500 iniziali almeno. Tre nuvole e come il pane ci servisse, cazzo. Ma se chiusa non ci fa più, recuperiamo. Blam. 33 gli anni di Cristo re, però non ci portano tanta fortuna. Come Jay preferisce non portarcene tante. Cavolfiori a tutte le vie, 25 euro. Sti ultimi colpi li sta a pagare. Vogliamo provare sti ultimi colpi a 9, signori. Proprio de... alla disperazione massima. Ma non ha senso, è meglio farla girare un altro po' così a 6. Tanto pure a 6 può pagare benigno. Anche se solo questi ultimi tiri si è ripigliata un po'. Dopo una partita interminabile. Cavolfio, 24 di nuovo. Non è ancora ora delle nuvole. Credo che non sarà più ora. Se mi fa arrivare a 4-500 mi fermo proprio, signori. Se mettesse ste nuvole, perché ormai l'abbiamo spremuta fino alla fine. Ci ha dato una partita molto buona, però alla fine ha deciso di mangiare tutto. Peccato, perché comunque il nostro rigiro abbondante l'abbiamo fatto. Io credo che questa sia una delle migliori macchinette per il Legend. Dovrei provare con un budget elevato a aggredirla per vedere che succede. Tipo adesso, una volta persi questi, avrei potuto provare a recuperare a betta 9, 12, proprio per provare a schiattarla in maniera definitiva, signori. In maniera bestiale. Non è detto che sia una buona idea, anzi, non credo che lo sia, perché giocare al recupero non è mai conveniente. Però, in quell'occasione, magari... Attenzione alle nuvole, 4 ne abbiamo. Yeah. Altre 2, cazzo. Non ce le mette altre 2. Vabbè, sul finale però un'occasione ce la sta dando. Vediamo un po' se la concretizziamo o no. Se mette un po' di soli a tutte le vie. 2 nuvole. Vuoi riattivare per caso? Mi farebbe molto piacere, ma non credo che lo farai. Nella fa. Soli a tutte le vie servono, no? Così solo gira solo da merda, riattiva, cazzo! Attenzione che riattiva! Grande vincita, perché? Che ci sta? 90 euro! Ah, perché pure questi, giustamente, ci pagano la vincita iniziale, maronna, guardate che schifo, signori, sprecati questi wild! Se ci facesse un po' di spilze di wild qua, finalmente, dopo una partita interminabile, arriva la botta che ci meritiamo, cazzo! 14 tiri abbiamo! La possiamo schiattare se avesse voglia di schiattare. Ancora 12 tiri, purtroppo. Stiamo inguaiati perché stiamo solo a 140 euro al momento. Guardate sti cazzo di fiori di tulipani, non ce li paga mai. Sti cazzo di wild, pure non si vedono mai. Ancora riattivazioni, signori. Altri 36 euro, mai presi tutti questi colpi. Abbiamo ancora 19 giri, 18. Un colpo buono con i wild, devi fare cazzo. Wild, wild, wild. Schiattam sta granetta a 2-3.000 euro. Guardate che schifo qua. È una buona vincita, però poteva andare meglio. 99, non ci mette niente che ci aiuta. Un Cristo di tulipane. Stiamo a 2.85, però forse riusciamo a tornare a 500 di nuovo. Ancora un tiro sprecato. Wild inutili perché non ci mette niente. Manco dei simboli a 2 per i tris. 2.97. Attenzione che abbiamo ancora 11 giri. Volesse attivare una tavola magari. Sono sparite proprio le nuvole qua. I wild, che ve lo dico a fa. Guardate che schifo, non pigliamo manco un filare decente, purtroppo. Niente da fare. Anche adesso 327. Non è che sta andando benissimo. Ci ha dato 30 giri, però
pagati abbastanza poco per essere 30. Cavolfiori, tulipane, tutti i simboli più buoni. Non può nasci purtroppo. Non ce li sta pagando. I Wild non si vedono neanche in questo gioco bonus. Non ci vengono in aiuto. Peccato, perché credevo che con queste riattivazioni... Ma attenzione, riattiviamo di nuovo, cazzo! Altri 10 giri e 42 euro. 40 giri mai presi qua dentro a sto gioco. 40 giri. Altre due nuvole. Niente da fare, peccato che sembrava avviata così bene riattivazione. Però di punti buoni vediamo che ce lo sta pagando come gli altri giochi bonus praticamente. Non è che se sta a sbizzarrire. Falare d'assi, 120 euro, vabbè. Comunque non è estremo, signori, perché stiamo sul budget solito, 4, 5, 600 euro. Che mi ha pagato anche gli altri giochi bonus. Nonostante qua con 40 giri poteva schiattare buona meglio, però... questo pure è decente sto pagamento di bene di notte. 144 euro, 6,50, ultimo tiro. 21 euro, 670 euro, signori. Siamo tornati a 711 di nuovo. Che non è male, cazzo. E riattiva la muova, fanculo. Buon gioco e bonus, cazzo. Siamo tornati su. Allora, io direi che adesso... gioco fino a 600 magari, non lo so. Potrei fermarmi a 600 almeno per andare a vedere come stiamo messi a livello, allo sblocco del bonus. E che faccio poi? Continuo qua? Perché non lo so, signori, cioè vedete che gira e rigira, è la slot più onesta che c'è. Cioè, vincite bestiali pare che non se ne fanno. Io più di 500-600 euro non sono riuscito a vincere. Però, quando vi fa giocare, insomma. Alla fine questo ce ne frega a noi per i Legend. Prima sblocchiamo stu cazzo di livello e meglio è. Non è male, lo sapete che mi piace sta macchinetta. Forse non la giocherei mai in un altro sito dove punto a vincere soldi e a rascuotere. Però qua c'ha senso. Io non la vedo assolutamente male sta macchinetta. E allora mi fermo a 600. Voglio andare a vedere un attimo come stiamo messi. E poi non lo so se tornare qui o no. Vediamo se ci mette ste nuvole all'ultimo tiro qua di questi 600. Ovviamente no. E allora mi fermo un attimo qua e andiamo a vedere la situazione. Allora, siamo arrivati, abbiamo fatto un bel po' di rigiro, signori, calcolando che stiamo a livello 35, mica so barzellette. Che macchinetta possiamo provare? Siamo quasi a metà del livello 35 e qui serve una macchinetta che ci dia un po' di gioco, ma sempre quelle. Ogni volta ci sarà una macchinetta che ci dà gioco, signori. Io proverò una macchinetta che notoriamente è la mia nemesi di nuovo, però ogni tanto la devo provare. Andiamo alla Dea Dora Live. Riuscirò per una volta nella vita, possibilmente questa, a schiattare sta macchinetta. E tutto là sta, signore. Partiamo a 4,50€, che è un bet abbastanza alto per questa macchinetta, però se la dobbiamo schiattare, schiattare signore. Vabbè, l'avrei giocata a 3€, se no 4,50€, stiamo sempre là, chi o meno. Vediamo un po' che ci comincia a indorsare. Non riesco a capire i punti perché gioco con 50 centesimi di conversione stavolta. Quindi devo fare diviso 5 per sapere i punti. Giù per su. Vediamo. Voglio mettere pure il giro veloce perché va un po' lenta sta macchinetta. Allora, 4 bicchieri. Solo qua mi segna 50, però 25. Ah, per 5 devo fare. Vabbè, e vediamo se pigliamo cacca pastola 4,50 quest'oggi, che magari avremo più fortuna questa macchinetta, visto che non la tengo mai, prima o poi. In teoria dovrei avere fortuna. 18, no, per 9, fa qua. Ah, 1,80€, sì, sarebbe per 5. E vabbè.
4,76. Cammina per adesso. Sta dando qualche cazzatella, signori. Non è che è una macchinetta dove si fa molto rigido. Cioè, può succedere, però dipende sempre dalla partita. In genere non è così. Il problema di questa macchinetta è che si dovrebbero fare anche grandi vincite. Però, a me non mi è mai successo. Cioè, grandi vincite, pure mille volte il betto, per esempio. Insomma, sì. Dovrebbe essere possibile. Con la wild line anche molto di più. Cioè, betta anche a pochi centesimi si possono fare migliarate d'euro di vincite. Però, ovviamente, è rarissima come ipotesi, perché poi nel resto del... della statistica la dea Dora Live da Ciro praticamente di nuovo 27 euro, bazzichiamo intorno ai 500, speriamo di mantenerla un po' in gioco sta macchinetta, perché dobbiamo fare giocato, signori. Legend è lungo ancora, mo gli ultimi livelli alla Flowers sono andati abbastanza bene, un po' di scorrimento veloce abbiamo fatto, però qua se si tratta di depositare sempre montagne di soldi diventa controproducente praticamente, cioè rischiamo di arrivare a premio e di non recuperare nemmeno le spese se siamo tanti giocatori. Se ci arrivo da solo, credo che abbondantemente recupero le spese e vinco benissimo. 35 euro inutili. Quella è la fregatura, che purtroppo non sappiamo quante persone sono in lista. Cioè non c'è una classifica da consultare. E quindi che cazzo ne saccia quanti stiamo a livello 35 qua. Questa è una cosa sbagliata secondo me. Vabbè, ormai arrivati qua al 35. Fatto 35 facciamo 40, almeno ce la proviamo. Eccola là che adesso la macchinetta comincia a scendere un po'. Stiamo a 4,24. 4 cappelli, 42 ci fanno tornare un po' su. Vediamo se riusciamo a prendere sta pastone. Pastore. E ce la giochiamo nuovamente. Sì, ci escono. Anche se ormai mi sono rassegnato all'idea di prendere sempre vincita da merda con queste pastore. Peccato il quadris di stivali era buono, ma non ce lo paga così. Anche il filare intero non è male, presa a 4,50. Belle soddisfazioni, insomma. È un bel bet 4,50, insomma. Non è come a 15 euro, però. Il fatto è che i vincite grandi non le faccio né a 3 euro, né a 50 centesimi, né a 4,50, signori. Io non lo so come si fa a schiattare sta macchinetta. Non riesco a capirlo come si fa, perché non ci riesco mai. Non è mestiere mio. Tra i cappelli, questi sono i punti che piglio. Le pistole, già, se le piglio. Sempre male, vanno a finire con le vincite del cazzo, mannaggia la madosca. C'è una cazzo di vincita bestiale che a me non mi faccia recuperare, non dico tutte, ma la metà delle partite che ci ho fatto a sta macchinetta. Almeno a pigliare 2-3.000 euro, diciamo. Comunque a giocare ci ho giocato svariate volte, sia per il Legend che su altri siti, insomma. Mai un cencione di vincita decente, una wild line, vabbè che con quella sono soldi, quindi... Quando pigliamo quella, siamo fatti, insomma, la vincita a buona. Speriamo che arrivi, perché qua non sa fa, quello è il problema. Guardate, andiamo giù. Tre cappelli, tre whisky, questo pigliamo. Galleggiamo pure un po', però no, senza possibilità di schiattarla la macchinetta. Non mi piace. Continuiamo così, ancora non arrivano tre pistole. Ci stanno certe partite che ne mette a terra moto, certe altre che invece ve le potete scordare di pigliare. Niente. Poi non sia mai andate a aumentare mentre giocate. Ehi, addio! Ve le potete scordare proprio le pistole. Boh, io ho perso già 150 euro, diciamo, dall'inizio di sta partita. Se io la provo a mettere adesso a bet un po' più alti, tipo 9, se l'aumento qua si va a 9, la marona. Addio, siamo condannati, signori. Già non sta girando così. Se l'aumento, figuriamoci se escono roba buona, insomma, filari, pistole. Non esce proprio un cazzo. Dentro al gioco a bonus, mai quei cazzo di wild, sempre uno alla volta, due alla volta. Qualche volta sono arrivato anche a quattro, che mancava l'ultima, ma ovviamente
Troppo lusso era, meglio. Stiamo ancora a 355. Vediamo ogni tanto che è cazzata da 30-40 euro per recuperare. Coppia pistola! Non ce la metto. Non è possibile appigliarla. Mannaggia la madre. Poi pagliassa assai, vaffanculo. Una cinquantina d'euro ce darà. Né quatris, né di bicchieri, né cappiglie. Mannaggia la madosca, manca falare d'assi. Sono triste, signori. Non so che pesci prendere per risolvere ste partite che mi stanno andando tutte male, inesorabilmente. Non c'è niente da fare, è impossibile far andare bene una partita a questi ultimi livelli. Ho detto riproviamo la Deadora live su tante partite andate da merda, magari arriva qualche buttarella. Niente, l'avevo detto, non ci devo giocare più a sta macchinetta. Ogni tanto invece la torno a provare, la voglia di schiattarla c'è, però non schiatta mai. 4 stivali, 30 euro. Questi sono i punti che piglia. Porco giù. Dovremmo tornare su almeno un pagamento, 200-300 euro, almeno per... Però questa non è una macchinetta che ci fa fare rigiro, signore. Cioè, se si mette il pistole, magari sì, però è raro. È molto più facile fare rigiro alla Flowers, per esempio. Fix di cappelli, 15 euro, mannaggia la madosca. Pure ste stelle non ce le mette mai, li mortacci su, la schiaffa a 9. Pozza schiatta con le pistole a 9, vaffanculo, se ce la mettesse. Porco Giuda. Ma come cazzo si ha da fare? È come un jackpot a fare una vincita sta macchinetta. Vabbè che può pagare alto come un jackpot, quindi ci sta la probabilità. Vediamo se a 9 la facciamo camminare un poco di più. Io vorrei prendere 3 pistole, non per qualcosa, però credo sia arrivata anche l'ora di prendere 3 pistole. No 2, 3 cazzo. Mi devo sempre incazzare a sta macchina. Non c'è niente da fare. È impossibile schiattarla. La Nemesi proprio. Guardate che schifo. I K prendi a 15 euro a botte. Il doppio del bet. Nemmeno. Bicchieri. Recuperiamo il tir. Almeno non fa la ridere. 200 euro. Vaffanculo. Un colpo buono è arrivato. Continuiamo a 9. Vorrei prendere pure 3 pistole, visto che ancora non esco. Torniamo a 400, ma non è che vinciamo chissà che, Da qua vince la strada. Cambia. Pistole, ancora niente. Il doppio del bet. 3 bicchieri. Magari mettesse nato a falare di bicchieri. Ha 3 possibilità qua. E cazzo ci stanno finalmente. A 9, vedremo che cumbanam qua. Primo T, mancano wild. Ovviamente sono tutti tiri per 2, però senza wild, signor, le vinci senza fan. Ok, nessun altro wild, cioè nessun altro. Nessuno, perché non ci stanno. Però puoi prendere le pistole a 9 e mi dai 40 euro. Ma poi dite che io non c'ho ragione a dire che fanno schifo ste macchinette, signore. Alcune netent le ho rivalutate, perché... mi hanno fatto una buona impressione, ma questa è davvero una merda, porca puttana! È una cagata pazzesca! Cioè, ogni volta che la provo, è quella l'impressione. Pistole mai prese, fino adesso. Quando me le dà, che mi dà? 40 euro, poi, che 18 erano di partenza. Manco torniamo ai 500 di partenza. Mannaggia, mannaggia, rimettiamola a 4,50. Mannaggia la madonna. Ma come cazzo si deve fare questa macchinetta? Non è possibile! Non è possibile questa cosa! Porco! Torus a 9, 40 euro! Ma di che cazzo stiamo a parlare? Ce la rimetto, vaffanculo! Lo so che mi mangerà tutto adesso, però... poi se pure che ce la rimette, magari...
Cioè, no, magari sicuramente meglio ce l'hanno, ma mannaggia c***o, no. Uno gioca tutto il tempo con lo scopo di prendere quello. Che poi si pigliano anche abbastanza spesso sta macchinetta. Quando non sta così imbestialita come a mo. Lo prendi finalmente dopo un sacco di tempo. Anzi, lo prendi anche al bet più alto, sentendoti realizzato, perché hai detto... Adesso provo a alzare perché le pistole non sono arrivate, può essere che arrivano. E arrivano! A bet 9. Per prendere che cosa? 60 euro di vincita totale. Non lo so, ditemi voi. Voglio cercare di rimanere calmo, anche se mi verrebbe voglia di spacca tutta cosa. E niente, purtroppo la colpa è mia che gioco a sta macchinetta di merda, signore. Ogni tanto ci torno a credere che mi può dare qualche vincita bestia. E puntualmente mi fa tornare coi piedi per terra e mi dice no. Sei un povero somaro se ci credi. Appicciate le adora live schifose. Falare da scende. Almeno la stiamo a fare il girare un po', signori. Guardiamo il lato positivo. Che vi devo dire? La pistola non esco, vincita non esco, almeno pazziamo. Finiamo stu cazzo di livello, gentilmente. Prima lo finisco, stu legend, e meglio è. Che devo fare ste cazzate qua. A giocare con cifre elevate, però qua mi trovo ormai invischiato in questo gioco. Cioè, nessuno mi obbliga, lo voglio fare io per l'uspizio mio di farcela pure. Ovviamente anche per portarla a voi, che so che vi piace tanto e ci tenete ai Legend. Però credo che dopo questa esperienza non parteciperò mai più a questi concorsi estremi. Mi faccio la mia bella partita in santa pace quando voglio giocare gioco. Se vinco rascuoto al posto di essere costretto a giocare, però... queste cose qua che bisogna forzare la mano oltremodo, temo di non farle più, cioè... Dai, è una cosa buona, veramente. E queste pastone, andate 40 euro, fanculo. Doppia pistola. Signori, che pazienza che ci vuole con i Legend. Quante partite che ci ho fatto stamattina. Mai presa la continuazione del gioco bonus. E non credo sia successa solo a me, credo sia successa alla maggior parte di voi. A prendere 5 wild, avete visto, prima nemmeno uno ce ne ha messo, per esempio. Questa è la realtà delle cose che accadono a me. Ma non lo so con che frequenza venga attivato quei respin con i 5 wild. Ditemi voi se li avete presi qualche volta, ma credo che sia soltanto un modo estremo di pagare. Cioè, quando la macchinetta vuole schiattarvi da pure i tiri extra, che altrimenti non si pigliano mai, come mai mi è successo, ad esempio. Questa è morta, signori, siamo rimasti con 180 euro, purtroppo. Mannaggia la madosca, mannaggia. Vabbè, me l'aspettavo prima poi di arrivarci. Specialmente continuando la partita. Sta porcaria, tre pistole. E mettimene 4-5 per una volta. Li mortacci tua. Vediamo che combiniamo. Qua ancora niente wild. Non è possibile prenderli. Guardate che merda. Una fotocopia come a prima. Grazie, là ce lo metti che non ci pagano cazzo. Li mortacci su a 40 euro. Doppio wide, che non ci serve a niente, perché a meno che di filare interi così non lo sfruttiamo. E ovviamente ci mette tutto il resto, che non ci serve a nu cazzo. Non ci mette proprio a niente, altro che il resto. Questo pure peggio ci sta andati quell'altro. Mannaggia. Mannaggia, quel porco di schifoso. Li mortacci sua. Mannaggia. Mannaggia. Porca puttana. Porco c***o, avevo detto non andrà mai peggio, è andato peggio addirittura. È andato peggio veramente, cioè non ci credevo che era possibile una cosa del genere. E ora se ce ne esce un altro di gioco bonus, mo che ce dà? 20 euro, 4 stelle, 100 euro. E mettono a falare di stivali, di mortacci tua e di quell'uomo che ti ha inventato. Mannaggia la madosca,
anche se non si augurano queste cose, però sta macchinetta veramente se la merita le maledizioni, signori. Io poi so sempre del parere che la colpa non è delle macchinette, ma è sempre di chi ci gioca. In questo caso mia, che decido di giocarci nonostante so che fa schifo e sia un modo assurdo di giocare ai soldi. Però, porca miseria, in certe occasioni, come si fa a mantenere la calma? Doppio bonus a 9 euro, mi dai 20 euro, 30. Ma fai schifo, eh. È una magra consolazione quella che ci ha dato almeno un po' di giocare. Guardate, manca un falare intero da lettere. Vaffanculo, non sta dando proprio un cazzo. Cioè, come cazzo si fa a schiattarla sta macchinetta? Non va! E non è solo mo, cioè in qualsiasi occasione che ci ho giocato fa così. Boh. Se mi riporta... Ah, eccolo qua! Attenzione! 400! Mannaggia, meno male, almeno... È arrivato il colpo, stavo dicendo se mi porta già tu 300 euro in vero. E allora vaffanculo, mo. Te so fatti per stavolta. A 500 ci fermiamo, seduta stante, signori, ce ne andiamo a un'altra che mai così disgraziata potrà essere. Anche se pure le altre macchinette sono essere disgraziate, però. Per questa volta, meno male che mi ha fatto recuperare ste botte finali. Ah, che esperienza, signori, questa volta. Almeno l'abbiamo fatta camminare abbastanza, stavamo più o meno qua. L'abbiamo fatta camminare fino a qua, betta 9, però c'è mancasse che non cammina. Ok, cambiamo macchinetta, signori. Devo provare, no, ma a inventarmi cose nuove non mi va. Mi va più di andare su macchinette già collaudate. Proviamo la Jackhammer 2, eh. Non sa c'ho veramente che mettere, signori. Questa c'ha parecchie linee, ce ne ha 100 linee, mi pare. E magari se ci dà un po' di gioco, se sa fa schiattare più che altro. Andiamo avanti in questo cazzo di livello. Allora, il sindaco si sta congratulando con Jackhammer, ok. Mi voglio congratulare pure io, però se sa fa schiattare sta macchinetta mi congratulo, se no no. Allora, già ci sta il giro veloce. Vediamo un po' che combiniamo con queste custodie da fucile. Non si vede benissimo, la voglio rastringere un poco. Che cazzo, come l'ho posizionata? Oh, attenzione che ci sta pure un colpo decente. Purtroppo finisce qua, a 23. Ok, allora, Jackhammer 2, la conosciamo. La conosciamo bene. Il bonus si attiva con i P-Shit, là, quelli elettrici, e ci dà sempre free spin con vincite moltiplicate. Si spera che moltiplichi veramente che cosa. Cioè io mi sto rivolgendo all'Enetent per fare questi ultimi livelli, signori. Vedete a che livello sono arrivato? Livello 3 da 5, però. Nel senso che non è una cosa... Cioè, se sono arrivato a dover giocare l'Enetent, che sono le uniche che mi fanno pazzia... Non è una cosa tanto normale. Perependo, 15 euro da merda. Aiaia, e questa pure una disgrazia, signore. Vediamo un po' se sti microfoni ci fanno fare una bella paginata. E questa va giocata un po' in maniera prolungata. Però non mi incoraggia, perché già se fregate 50 euro a così... Abbiamo un po' di microfoni, però attenzione alla paginata di microfoni. Solo tre ce ne mancano. Uno c'è. No! Però grande vince. Anda qua a te. Mamma mia, pensavo meglio. Pensavo meglio, cari signori. Custodia di fucili. Allora mi sa che è uno dei simboli proprio più pezzotti che ci sta. 2,80€ la custodia del fucile. Pure il Wild se ne va a cascetta, che non si è bloccato. Custodie fucile. Più custodie. Più custodie. Più custodie. Ah, 8,70€. Cioè, come a prima, 87. Arriviamo a 5,93. Io voglio levare sto giro veloce, mi sta da fastidio. Però è un bel po' lenta così. Lo devo rimettere purtroppo.
E vabbè, signori, speriamo che pigliamo un po' di pishit qua, che sbluccammo sul gioco bonus. Sto ancora incazzato per la Dea Adora Live, non sopporto quello che mi combina ogni volta. Un DJ, e tu si tale e quale, sempre della stessa razza, si Jackhammer 2. Vedi di comportarti più onestamente, però. Custodie fucile, ah, non la blocca manco poco. 4,60€ di merda. Anche qua può fare quegli scherzi col gioco bonus, perché quando mette i free spin, in genere li paga benino, però qualche volta, insomma, ne ha fatte di disgrazie pure queste, eh. Microfoni abbiamo, niente di che, solo 15€, siamo ancora sopra il nostro budget d'ingresso per il momento, di 50€, niente di eccezionale però. Ci interessa farla rigirare, signori. Quella è. Con una santa pazienza ci dobbiamo mettere qua. Non chiedere vincite estreme, ma accontentarci anche di rigiro, come abbiamo fatto la Dea Adora Live. Dopo due o tre bonus andati di merda, non mi ricordo. Che l'unico colpo buono è stato con i cappelli. Filare di cappelli a 9€. E ci ha fatto recuperare più o meno tutto. E basta, è finita là la partita. Tre case, altre case, altre case. No, il microfono no, ci dà fastidio nei pagamenti. Belle paginate di case, bella roba, bella roba, peccato che non blocchiamo anche queste barche finali. 8 euro da merda. Torniamo giù sotto i 500 di partenza, signori. Ancora non si vede un gioco bonus anche qui. E qui mi sembra un po' più raro prendere i giochi bonus, cioè non li mette così di frequente come la Dea Adora Live abitualmente, però quella li paga da merda e a volte non escono manco frequentemente come alla partita precedente. Vediamo sta Badoon, 14€, inutile, no, ci serve roba più seria, cazzo, tipo paginate di stucchiochi, era qua, ehi, mai nella vita, quello paga bene, pure Jackhammer, Jackhammer non esce una volta, non compare proprio come pagamento singolo nemmeno. Ma lo potete scordare, signori, Jackhammer. Non si piglia mai. Solo fetenzie stiamo prendendo qui. Peccato che non blocca pure sta custodia e ce la rimette tanto per cambiare. Strano, perché così non blocca nemmeno un pagamento migliore, eh? Vai con sti bidoni che pure pagano bene, cazzo! Eccola là, ancora c'è un altro. Ok, c'è ancora un altro. Badoon! No! 65€, questi iniziali ci vogliono. Stiamo a 5,11 ancora. Stiamo sempre là, sta ripigliando la macchinetta. Insomma, non è niente di estrema come partita. Però, già il sopravvivere, come sappiamo, ci è molto utile, signori. 3 P-Sheet, vediamo se li completa. 4! Yeah, 5, cazzo! Più P-Sheet, 6 ce ne abbiamo. Vai, mo, con altri! No! Mannaggia, in genere ce ne mette sempre 7, 8. Però abbiamo 13 tiri, speriamo che salviamo Pearl qua. Se no... Stucchiochiera da Zoidberg se la magna e noi non vincemmo un cazzo, insomma. Durante questi tiri ci escono pure questi wild extra, signori, che dovrebbero darci una mano. Bene, perché teniamo il per 2. È una merda però, 35. Doppio wild. Qua bloccherà di tutto praticamente. Ancora un tiro da merda tipo quello di prima, credo. Un altro 33. Ancora 10 tiri abbiamo, non andate a vuoto però, che cazzo quando succede questo? Doppio wild, non ci ha bloccato un cazzo! Mannaggia, ste netend da merda, mannaggia. Netend di merda, cazzo, 68€! Eppure questa la devo chiudere allora, signori, che cazzo continuiamo a fare su una macchinetta che ci ha dato un bonus da genere? Per fare che... Mo per pigliarne un altro, quanto ce l'ho? Non si muoveva manco male li mortacci su, come da 68€ col bonus. Mannaggia, signori. Cioè, mai nella vita ce la rimette una da volta. Una da fa di tigri per ce ne rimette un altro di gioco. Porca.
Io credo che la dobbiamo chiudere. Dammi qualche buon motivo per non farlo. No, 16 euro non è un buon motivo. Che schifo, non mi faccio capace. Non mi faccio capace addirittura di Wild in un tiro, manco recuperarmi il bet. Che schifo, signori. E io quando non stanno in vena, stanete in tu. Me le potete togliere dalle palle perché... solo danni potete fare. 76 euro. Quasi schermatura in te. A 5 euro sto a giocare, signori. Per provare a schiattarlo. Questo è il risultato. Schermature quasi intere. Da 70 euro. E vabbè, io posso capire che non sempre stanno in vena. Però mannaggia la matosca. Due partite, una pressa all'altro. Una pressa all'altra, schiattata quella, bonza di merda, eppure questa è la stessa cosa. Mi fa incazzare questa. Come reagireste voi a una provocazione del genere da parte delle macchinette? Scrivetemi nei commenti le vostre esperienze con i bonus di merda, signori, se vi fanno incazzare anche a voi. Oppure spesso vi fanno incazzare ancora di più e magari rovinate anche la partita per colpa di questi bonus di merda. E sapete che cosa faccio io? Arriva a 500 e la cambio sta macchinetta. Così si fa in culo pure essa. Oltre alla dea Dora Live di merda. Case gentilmente. Case però senza altri simboli. Ok, altre case. Ok, altre case qui gentilmente. Ehi, un free spin mi è venuto a bloccare. Quando ce la mette Natamo? Ehi, 4 free spin. E vaffanculo, eh. Non sapeva che metterci per darci fastidio. Ce l'ha indurzato sti free spin. 50 euro. Abbiamo ancora 10 tiri fino a 500 finale. Anzi, sapete che vi dico, signore? Ma io mi fermo proprio a qua. Che cazzo me ne fotta a me? 5,50. Almeno un sfizio di vincerci 50 euro a sta macchinetta. Speriamo che non abbiamo trovato questa che ci schiatta. Ma con 5,50. I la metta a 6, signore. Quello che succede, succede. Spero che mi indurzi il gioco bonus almeno. Però, questa può andare anche facilmente a 0 senza fare tanti complimenti, eh. Vabbè, la mettiamo a 4, non a 6, eh. Cerchiamo di farla girare un po'. Eccola là, ovviamente. Se io non lo dicevo, questa non me la metteva, sta pagata. Mannaggia, ora faccio apposta. Ho fatto apposta proprio per sbagliare le cose. Doppio wild ancora. Vabbè, la conosciamo bene, non ve la spiego sta macchinetta, signore. Tre cosi dorati ci attivano il bonus, pagamenti a cascata e quando esce il per 15 puoi filare la schiattata. Questo è quello che c'è da sapere. Andiamo avanti, vi ricordo che sto partecipando al Casino Legend, il concorso di Eurobet che mette in palio 100.000 euro di bonus. Sono quasi arrivato alla fine, a livello 40, con non poche difficoltà. Vi ricordo anche che supportate questa serie, signori, perché è bestiale davvero per me. Sia perché i video sono lunghissimi e sono fastidiosi da editare, ci devo stare le giornate intere vicino. Devo giocare, quindi ci vogliono soldi a palate. Quindi ho bisogno del vostro supporto. Supportate, like, bombardate, condivisioni. Se avete qualche amico appassionato di macchinette. Se non lo è, ovviamente. Non gli consigliate questo tipo di cose. E vediamo un po' che se schiattiamo sta cosa. Oppure se pure qua facciamo solo rigiro senza vincere niente. Sarebbe opportuno anche questo, addirittura. Qualsiasi cosa, basta che non perdete. Mi va bene tutto. Un euro di vincita, fa schifo, non pigliamo altri colpi purtroppo. 4 euro, fa schifo. 8 euro per 2, fa schifo, ci serve un coso rosso qua e non c'è. Non si smuove male, signore, ma a parte quel primo pagamento che ci ha dato al primo tiro. Però, devo dire che già mantiene un po', no? Forse no, si smuove normale, come sempre. Dobbiamo vedere quando e se ci darà i tre simboli dorati che ci attivano i bonus. Perché quelli là ci fanno schiattare la macchinetta e il resto sono tutte chiacchiere inutili che non ci servono a niente. Purtroppo solo due non bastano. Ce ne servono tre.
Ste facce da cazzo qui pagano sopra la media, insomma, però col per uno. Sono 10 euro inutili, purtroppo. Abbiamo bisogno di ben altri colpi, signori, guardate che schifo. Ah, un'altra volta a parlare di questi, però purtroppo. Abbiamo... pure qua se lo metteva, valeva questa pagata, però... Non ci sta, 31 euro ancora questo colpo, bello devo dire. Peccato che togliamo il jolly di mezzo da qua. Andiamo a per 3 e non ci stanno cazzo. Stiamo a 5,70. Non è male, non è male. Peccato così non prendiamo niente con i draghi rossi, coccodrilli rossi. Qua non si capisce, c'è sta l'uccello, il coccodrillo. Questo che cazzo è sta faccia da scemo? Che cazzo ci vogliamo capire, signore? Comunque la Gonzo è una delle slot più conosciute, più antiche se vogliamo della net, e concepita successivamente come slot da bar per cavalcare il successo di questa online. Un tentativo mal riuscito, devo dire, perché è stata una versione non proprio ottimale, fatta dalla Magic Dreams, che non è una delle mie case preferite, e... non mi piacciono i suoi prodotti, per dirla così, senza usare parole peggiori. 5,40 stiamo. Siamo entrati con 5,50 a questa macchinetta. Spero di uscire con più di 5,50. Se gentilmente mandursasse un bel bonussetto come si deve. Questo qua, l'anfora, è il simbolo più potente. Spero di prenderlo a per 15 dentro i libri, ma non subito. Spero di prenderlo una volta che l'aumenta a 6. Bene, bene, bene. Oddio, questa andrebbe giocata pure un po' più forte. Però il fatto è che qua non è una slot che dà rigiro, signori. Questa o dà il colpo buono oppure non dà un cazzo. Quindi se la chiappiamo disgraziata e non ci dà manco un gioco a bonus, se io l'aumento non facciamo rigiro. Invece così magari facciamo più colpi, magari ce lo indorsa, un gioco a bonus ci riporta a 7-800. Non è che paga per forza bene il gioco a bonus di sta macchinetta, e anzi a volte fa ridere come quelle che abbiamo visto prima. Due volte ci ha messo il filare di questo, Scendiamo purtroppo giù. Altri 4 di questi. Sta a questi simboli qua la macchinetta. 7 euro. Purtroppo niente d'eccezionale. Non attiviamo. Manco il bonus, lo attiviamo voi invece. 6. Non so se prendiamo solo 3 tiri oppure 3-3. Perché non l'ho mai capita sta cosa. Se prendiamo questi simboli in doppia linea di pagamento, se valgono per 2. Non lo so, E non so mai se quella è doppia linea di pagamento, veramente. No, solo 10 free falls abbiamo. Vediamo che cumbanam è qua. Partiamo ovviamente a per 3. Ci mettono cazzo. Già parecchi tiri a cascetta. Per 6. Non pigliamo nu cazzo. Limomo ce la mette stu falare di sti scemi qua. Mannaggia la madosca. Ci mettono cazzo. Filare di draghi coccodrilli rossi. Ok, a per 6. Questo non è male. 50 euro dato. Non è bestiale però. Andiamo a 125 euro, signori, per 15. Adesso servirebbe il colpo che non arriva. Manneccia la madosca. Per 15 è come se giochiamo a 60 euro a botta, signori. Capite che quello che ci mette, mezzo. Bello sul darigli se ce li mette. Per 15, ovviamente non il tris, metti qualcosa di meglio. Vabbè che stiamo a 193. E vaffanculo, porca puttana. Attenzione, abbiamo altri tiri. 13 free spin, abbiamo riattivato. Bene. Bene, però, se pagasse sarebbe meglio, insomma. Non è che li voglio fare a vuoto, sti tigri. Stiamo a 211. Un po' poco, mi sembrerebbe, per adesso. Vediamo se pigliamo cacchiata cusarella. Jolly, che però non ci paga niente d'eccezionale. Non continuiamo con le cascate, soprattutto, che è la cosa peggiore. 234. 3A, punti, cazzo! E ci mette niente. Solo 5 tiri sono rimasti. Che cazzo è che essa, però? Mi deve sempre far incazzare pure quando ripigliamo le attivazioni del bonus. Ma vaffanculo, 2,46. Manca una botta buona per 15, li mortacci su. Signori, mannaggia, oggi è giornata di merda. Vabbè che qua, calcolando il bet, stiamo a 4 euro, cioè andando sempre meglio rispetto alle altre. Arriviamo a 7,55, se non altro. Non ci possiamo tanto lamentare rispetto ai bonus presi alla Jackhammer, alla Deadora Live a 9 euro, quelle
È terribile, cazzo. Non vale così, mi sa. Dimmi che vale. Dimmi che vale. Illuminami questa linea. Non vale un cazzo. Peccato. Al 4 si poteva fare. Però è vincita migliore di quelli. Purtroppo alcune linee non pagano e quindi non ce l'ha attivato. Guardate quanti jolly adesso a terremoto proprio. Ogni tiro viene pagato qualcosa, Prima ovviamente. Ma vaffanculo, va. Un'altra no. Almeno per recuperare la figura da merda che hai fatto prima. Vabbè che ci può stare 2,40 bet 4, signori. È un po' basso, calcolando pure doppia attivazione, però. Io vorrei sapere chi è capace di prendere quei pagamenti per 1000 a queste macchinette. La cosa migliore, il bonus migliore che ho preso è stato 1100 euro a bet 6 alla Gonzo's Quest. Altri bonus potenti mai presi, anzi sempre di merda sono stati. Continuiamo un po' così, credo che anche qua usciremo con poco attivo, signori, anzi. Ci deve andare bene, non lo so se vale la pena anche continuare a giocare. A smuovere si smuove, però se devo continuare a giocare dovrei alzarla, però non la posso alzare, è tanto più alta, magari a 6 sì. Comunque un bel bet, E qua invece senza soldi così a filare intero 20 euro, vedete che punti sciamariegli che pigliamo. Metti un coso dorato, un jolly. Vedete, per esempio, questo è doppio tris pagato, sia così che così. Non me le ricordo bene le linee, quindi questa probabilmente non sarà doppio pagamento. 17 euro, falare interi. Ok, a per 2 pigliamo altri 4 di questi. E metti rosso, gentilmente. Oppure 4 di questi. Rosso, cioè andiamo a per 5, però. Nulla d'eccezionale. E finisce qui, ovviamente. Solo 34 euro, non è che ci può pagare di più. Signori, che pazienza. Jolly o coso dorato? Per favore, no. Manco gentilmente. Si presta a mettermelo. Ok. Finisce troppo subito la cascata, signori. Mai bei pagamenti. Che ne sono una decina di tiri pagati. Una appresso all'altra. No, sempre quei 3-4. Quando arriviamo a per 5 comunque non c'è rimasto niente più da pagare. Da pozza piccia gonzo. Vado a metterla... Ehi, a 10 quella parola. La metto un po' a 8, Giusto per fare qualche tiretto così. Se mi vuole bene mi indorsa qualche gioco bonus a betto. Se non mi vuole bene, non ce lo mette. Intercooler, signori. Ce ne mancava uno solo. Non è che mi vuoi bene e non ce la fai fisicamente a metterci. Io ti do tempo. Qualche tiretto lo faccio. Ce lo puoi mettere se vuoi. Questo qua, niente da fare. E manco questo qua. 2 euro macchinetta. Cazzate. Posso arrivare a 600 così, signori. Bel falare. 30 euro. Però sempre a per 1 arrivano i punti tosti. Quando stiamo per 5, 150 euro, no. Non abbiamo il diritto di pretendere pagamenti seri. Guardate qua, pure con la cascata, 4 euro, pigliamo, ma mannaggia la madosca. Come si fa a schiattare sta macchinetta? Ma d'andurza il bonus in questi tiri che io gioco a 8, ma non me li mette. Che fortuna ci volesse a pigliarli mo. La devo riabbassare dopo perché non posso continuare sempre così. Rischio di non fare rigiro, che è la cosa primaria da fare. Sapevo che ce ne avrebbe messo un altro, lo stavo per dire, non ho fatto in tempo. Peccato che così non paghi. Non ci sta niente, drawing dead siamo. A 600 la devo riabbassare, signori. Purtroppo non sta dando più colpi buoni. Ce l'abbiamo, cazzo, 8. Purtroppo non sta dando più colpi buoni! Ce l'abbiamo, cazzo! 8! A 8 euro ce l'abbiamo! A 8 euro ce lo abbiamo! Ok,
allora, paradossalmente, se già pagasse in proporzione come a prima, 4 euro, 2,50, mi desse 500 euro, mi andrebbe già bene perché il rigiro lo facciamo. Non chiedo tanto, porco Giuda, non chiedo tanto. Un pagamento onesto, cazzo. 37, ok, leviamo un po' di simboli e zaferme. Falare 60 e leviamo un po' di simboli. No, non era 60. Ok, vabbè, basta che non la saccio perché teniamo 20 centesimi di conversione. Continua! Stiamo già a 300, signori. Va bene. Partuto come si deve, direi. Stiamo a bet 8. Ancora 6 tiri mancanti, ok. Prendiamo un po' di roba, andiamo a per 9. Per 9 ancora questo, per 15 ci servirebbe un coso rosso, qualcosa. 3,49 stiamo, non è bestiale. 400 stiamo. E a cazzo, puoi fare di più. Puoi fare di più. Scatenati. Scatenati di più. No, non così, scatenati a cose buone. Io non avevo chiesto tanto, avevo chiesto 500. No, non sono voluti arrivare. Stiamo a per 2. Qua vediamo se ci mette cacchiata cosa. Chissà se ci può mettere bonus e bonus a presto. Non penso proprio, cari signori. Però siamo a 1040. 1040. Adesso cosa fare? Perché bet 8 non lo so se mi può pagare ancora. Arriviamo fino a 900 magari. Almeno questa è stata onesta. Ci ha fatto pazzia un po'. Ci ha fatto pure vincere qualche fusarella. È entrato con 5,50. Non abbiamo vinto chissà che è, perché abbiamo preso un bonus a 4 euro e un bonus a 8 euro. Ma abbiamo vinto 400 euro praticamente. 4,500. Poteva fare molto di meglio. Però comunque stiamo camminando. La stiamo facendo camminare. Io la abbasso di nuovo, la rimetto a 4, che mi ha dato il colpo. E la possiamo anche far rigirare a 4, signori, che non è male. Non è male, specialmente se paiasse qualcosa, perché mica è detto che paga qualcosa. Ehi, di tutto abbiamo preso 34 euro però solo. Perché questi colpi non ci escono nel bonus, vorrei sapere. Spiegatemelo voi perché ci escono, io lo so perché. E non serve che lo dico. Sempre a per uno, poi. Non è che ce li mette più in là con la cascata, no. Adesso un po' di colpi a vuoto, già 40-50 euro ittate, 10 tiri a vuoto abbiamo fatto praticamente, non va un cazzo. Vabbè, talenta 6. Che sta balaban. 9 e 3. €15, falare. Cazzate, yeah. Doppio coso dorato, vaffanculo, uno solo. E se non l'avete capito pure il jolly, pare. Ma mi sa che è uscito col jolly. Ah sì, prima doppio jolly. Dico cose inutili, signori. 9 vinti. La stiamo facendo comunque pazzia. 4 euro che non è il bet più basso del mondo. Non sarà elevatissimo però. Comunque guardate, ogni volta che premo facciamo 4 euro di rigiro. Non è impossibile arrivare alla fine di questo sblocco di bonus. Già in questa partita probabilmente se riusciamo a... dovrebbe darci almeno un altro po' di giochi bonus però. Lo sblocco del livello, quello è un po' più tosto, perché a 4 euro la dobbiamo far camminare. Ehi, a voglia. Ancora molto purtroppo, signori. Scendiamo però, vedete, 880. Da 1000 dispari siamo riscesi. Da quando mi fermo, mo se questa non vuoi più, è inutile forzarla. Andiamo arrivati a 800 e cambiamo macchinetta, magari. Da che avevo detto che dentro a sta partita sbloccavamo tutte cose. Ma 800, mi sono accorto che la devo togliere, che sta essendo disgraziata. Ok, 16 euro e basta, non completa mai il gioco bonus dopo un pagamento, purtroppo. 8,80. Ne sono cazzo. Non esce un chiasso, signori. Gonzo's Quest ancora qui oggi con 5,50 di partenza. Questa macchinetta siamo arrivati a 1000. Potrei pure uscire a 8,50, perché non mi sembra proprio propensa
La pazzia la siamo fatta pazzia. Non mi sta da più niente. Yeah, senza che ci accattamme guai, eh. 8,50. Sta bene. 8,49. Va bene lo stesso. Incassia! Reach Wild and the Book of Death. Allora, io sto qua in posizione. Mi tolgo anche un pochino. Proviamo a vedere che combina. Vabbè, è un po' sostenuti, però. No, 5 è un po' esagerato. Però 2,50 e poi. Vabbè, facciamo a 5, vedremo che succede, signori. Da. Oh, qua, ho un'altra macchinetta. Sei invitati, saranno. Vi ricordo che sto partecipando al Casino Legend, signori. Il concorso che mette in palio 100.000 euro di bonus. Potrei arrivarci se arrivassi alla fine dei livelli, quindi finendo il livello 40. Bonus che va diviso tra tutti i giocatori che ci riusciranno, però questo è il problema. Non so più o meno quanti saranno stati in grado di fare questa traversata. 22 euro, stiamo a 4. Non è male sta macchinetta. Se mette 3 libri può pagare pure benino. Vediamo un po' che succede. Quattro e trenta, stiamo sta succedendo un cazzo, che può succedere? Magari mettesse libri, perché ecco, sfiammata qualche vincita bestiale, se può fare. Dicevo, devo sbloccare il bonus che ho sul deposito che ho fatto qualche giorno fa. Che mancano 3.000 euro circa per sbloccare 500 euro di bonus che valgono come fossero soldi depositati, cioè giocabili una volta sola e già prelevabili. Bonus reale, così come saranno i 100.000 di bonus qualora arrivassi alla fine. Ovviamente vanno giocati una volta sola, non è che avete fatto 1.000.000 d'euro di rigiro per arrivarci e lo dovete ancora sbloccare, ovviamente no. 2,50€, stiamo a 4,30€. Questa è una slot, per esempio, poco indicata per questo tipo di gioco. Perché? Un attimo che accendo la luce che sa vedere un po' che... Alla Simpason. Ah, molto meglio. Dicevo, è poco indicata sta macchinetta per i Legend perché non dà tanto rigiro. Può dare anche vincite alte, però non è che nel gioco di tutti i giorni è troppo onesta. 700, 75, il giro veloce, va bene, ok. Ci sta bene il giro veloce. Gesù Cristo! Gesù Cristo! 375 euro e 3 libri, una botta, come ho messo il giro veloce! Miracoloso il giro veloce! Grande! Vediamo che simbolo ci dà. No, l'accuno, sempre sta cazzo del cupiglio, sta macchinetta. 4 è buono, dovrebbe essere. Quant'è? Vabbè, stiamo. Solo il totale ci fa, stiamo a 515 euro, signore. Molto bene. Una bella schermatura sarebbe la bellezza da 500 euro. Quella ci serve, più che altro. Già è molto buono questo pagamento che ci ha dato. Però, una bella schermatura. 500 euro, andiamo a 1000 di vincita, ci piace di più. Solo 3 purtroppo di gente di che 25 euro dovrebbero essere. Via, 4 giri rimasti. 3, 2, no. Manca 3 ce ne mette però. Giro veloce fantastico, mo più niente. Più niente. 5,65 però mica ci fanno schifo, signore, ragazzi. Ci piacciono molto. Lasciamola così a 5 però. Questo non lo so se è il caso di assestare. Sicuramente sarà il caso di assestarla un po', perché non penso che voglia arrivare un'altra vincita brutale a breve. C'ha pagato pure il falare di cose di stestato qua. Il pennacchio della Book of Ra sarebbe. Peccato che niente schermatura, 500 euro. Ci risolviamo parecchi problemi, signori. Continuiamo così a bet 5, sperando nella grazia divina che ci metta a tentare lì. Possibilmente non con il cupo. 20 euro. 4 assi, niente d'eccezione. E col giro veloce andiamo abbastanza rapidi, in effetti. Ha voglia sbloccato che sblocchiamo qua, signori. Sbloccato che sblocchiamo. Di rigiocato che sblocchiamo. Ovviamente non dobbiamo perdere la concentrazione e valutare sempre minuto per minuto il da farsi.
Siamo ancora a 9,60 per adesso. Io vorrei prendere altri tre libri, lo sapete, mi piacerebbe riprenderli. Almeno per vedere se ce li può pagare Benino, perché ci ha dato quella botta bestiale. Ah, peccato che non paga questa linea così, ma al contrario, così. 9,40. Doppio Doberman, no, solo un pagamento con i Doberman. Ah no, pure la linea così dovrebbe pagare. 9,26. Purtroppo, torniamo giù. Peccato che quando fa così col giro veloce, no? Non ce la gustiamo, perché non riusciamo a vedere quanti libri escono, se poi fa l'animazione o no. Tre Doberman così ci stanno, 15, ok. Stiamo a 9,10 ancora, stiamo più o meno su quella soglia là. Però se non arrivano altri libri, signori, non la mettiamo in moto, la book cover, giro veloce oppure no. Ah! Un'altra volta, non fa l'animazione proprio il doppio libro. Io credo che la dobbiamo chiudere, perché la botta è arrivata. Un pagamento decente. Se la andiamo a forzare, probabilmente ce le andiamo a consumare. Che ne dite? Avrei dovuto assestarla un po', però vedete che non ci ha dato un cazzo. E probabilmente non ci darà un cazzo. Non esce proprio a niente, signore. Si è mangiata 200 euro veloce, senza libri, con tre possibilità, picciato, buccolo d'enda, picciato, Rich Wild, schifoso. Eh no, ci voleva proprio un bel pagamento come si deve. Vabbè, cazzatelle ancora qua. Vogliamo continuare un altro po', questa siccome la bucco bra, signori, ha voglia rigiro che bisogna fare tra un bonus e l'altro. Proviamoci, sperando che ci metta un altro pagamento, come si dice. Un'altra librata, gentilmente, non 15 euro, non ci piace. Servono tre libri, non tre Doberman. Tre libri, con schermature, gentilmente, ce ne torniamo a 1000. Schermatura di simboli potenti, però, non di lettere. Almeno assi e K. Non ci vuole neanche chiudere i libri. Dun. Avrei dovuto assestarla, lei poi mi pigliate sempre per culo voi che la passo quando si mette in moto la macchinetta, vedete perché? Perché poi si chiude e ce la pigliamo intercooler. L'avrei assestata per un po' a bet un po' più bassi e poi riprovata a 5 di nuovo. Mo, ovviamente, c'è stai. Quindi continuo così, che cazzo devo fare? Anche se sarebbe il caso di cambiarla sta macchinetta a questo punto, però... Non lo so, signori, vorrei provare a riprendere tre libri, perché se escono la potremmo rischiattare, facilmente possiamo tornare sui 1000, perché a 5 è una bella paginata, insomma qualche pagamento onesto dovrebbe arrivare, però se non arrivano proprio i libri, che cazzo facciamo? 666, sempre nelle mie partite viene visualizzato questo numero. Questa non andrà proprio a niente, altro che... Cioè è morta proprio, 10 euro ogni tanto, da. Non stiamo nemmeno facendo rigiro purtroppo. Tre chiocchi là, 20 euro, come le, il faraone della Book of Ra sarebbe la... Sarcofa, che insomma, era stramorto là. Eppure qua c'è stato stramorto, che però è un po' più elegante questo. E non c'ha un serpente in capo come a quelli. Ah! Sì! Cazzo! Voglio levare il giro veloce che me la voglio gustare, qua sul punto. Oh Gesù Cristo, vabbè, però sto stramorto, come ho detto, non è bestiale. Cioè almeno la Book of Ranch lo mette quasi mai. Chissà qua che tipo di motore di pagamento ha, magari mette facilmente i pagamenti con questo. Io non penso proprio, signore. Secondo me, no, maronna, un altro che poteva essere. Un altro erano un sacco di soldi, signori. Ma proprio assai assai. Già questi 215 euro, che non so cazzate. Allora, 5 sono 1000, quindi la schermatura sono 10.000 euro, se c'è niente, quindi. 3 pure, altri... quanto è? 200 disco. All'amore di 4,20, stiamo ancora 4 giri, allora è buono qua, sto stramorto.
4 quanto sono? Non mi riesco a ricordare quanto sono. 4. Il pagamento da 4 di questi qua. Boh. Ma che la buco. Ovvero me lo ricordo, ma non ci mette mai i libri dentro a libri sta cosa. Vai! Ce li devi mettere! Ce li devi mettere! Ci stanno ancora 10 tiri, signori! Possiamo fare le cose serie qua. Già stiamo a 467. Ancora 10 giri ovviamente con sto Kyogi era qua. E però se ci paga 200 euro la volta, se ce ne mette già 3. So bello sul da rieglia, signori. Mancura ce ne mette. Rich Wild addirittura da 50 euro pure ci ha dato con Rich Wild. Però dove stanno i Kyogi qua? Oh! Mettono proprio sto cazzo da faraone! Ah no, Ruterus è pente in capo purissimo, come la bucco bra. Niente, questi ultimi tiri morti, signori! Morti! Cioè, stanno a merda, non pagano cazzo. 20 euro. 5,65 però, torniamo a 1000 al momento, vai! Boh, altri 200 dispari! Così ci piace la Book of Dead, 765! Ancora due tiri. Potremmo schiattare ancora, non vi preoccupate. Boh, mo arrivano altri libri. Schermatura intera da faraoni. Ah. 7,97, quasi 800 euro acchiappati. Vaffanculo, schiatta Book of Dead. Onesta cazzo sta macchinetta. Oh, e me lo dite sempre voi, prova la Book of Dead, provala, provala, io non la provo mai. Oh, e finalmente 1400 euro dopo tutte queste partite andate così così. Fanno morale, cazzo. Continuiamo alla Book of Dead, però non prima di assestarla un attimo. Oh, attenzione! Assestarla un attimo! Mannaggia, pensavo che mi aveva creduto che l'avevo assestata. Ho detto, mo ce lo metto subito libri a sfreccia, invece non ce li ha messi. Nemmeno mo. Facciamo qualche tiro così, ancora che ste coppie di libri non mi piacciono, ok. A 3, non esageratamente. Arrivo fino a 1003 a Betto 3, che se ci mette i libri comunque può pagare bene, signori. Metto il giro veloce per arrivare a 1003. E poi la schiatta mi ha dato del 5 euro, non vi preoccupate. E mi arriva a 2000 euro stasera, qua la Book of Death. Rigiro dobbiamo fare. E anche buone vincite. E ha pagato pure con quello stramotto là. Quindi un simbolo decente che qua paga benino, non come la Bucovra che non ce lo mette mai. Già 3 non ce ne mette mai, quello è il problema. Mentre, vabbè, altri simboli la Bucovra. Oh, Gesù Cristo! 300 euro con 4 Rich Wild. Ma vedete che disgraziata sta macchinetta, signore. Prima che l'avevo lasciata a 5, si è rimagnata quasi, no più, quasi 500 euro di vincita se l'è rimagnata. Mo la vado a sesta e mi mette 300 euro di vincita. Ditemi voi, io che cosa devo fare? Quello che faccio, faccio, sbaglio. Mo se perdi l'aumento, sicuro non mi dà un cazzo. Se l'abbasso, sicuro mi esce caccata, falare potente. Non lo so che cazzo devo fare più. Sono due libri. E a 1600 mo l'aumento di nuovo. Dovremmo proprio, che cazzo, combinando qua. Betto 4 e betto 5. Vai. Vabbè, lasciamo il giro veloce, che tanto non ci serve l'emozione dei libri. Che tanto sappiamo che non ce li metterà più. A quanto posso arrivare adesso? Sta si muove, quindi non la vorrei chiudere troppo subito. Vorrei almeno giocarmi un paio di carte. 1500 mi posso fermare a 1300, eh. Bet 5, vediamo come si avvia sta macchinetta, 1003, è onesto. Se mettesse tre libri qua sarebbe onesta anche lei. Ancora più onesta. Cosa succede? Ogni tanto rallenta, il giro veloce, guarda. No, rallenta proprio la macchinetta a rispondere. 1540 stem, non è male. Non è male, e dove triplo libro sarebbe ancora meglio. Chissà con Rich Wild se lo paga benino. Cioè, se è importante prendere simboli buoni, oppure se è meglio prendere le lettere, come la Book of Ra. Che la S e K sono i migliori simboli possibili. Mentre qua abbiamo visto la Kun ce l'ha messa la schermatura. Rukyoki era nemmeno ce l'ha messa, però almeno ne ha messi tre svariate volte. Più o meno le ha pagate sempre uguali, però, i bonus. Vabbè che prima quell'altro con i Q tenevamo la partenza di 375.
Io vorrei sapere quanto sarebbero stati 4. Allora, 3 sono 1200 euro. Oh no. Credo di sì. E quindi a 5 sarebbero stati. Beh, non lo so, signori. Dovrebbero essere 2000 euro, perché sono 200 i 4, quindi dentro al gioco bonus 200 per 10, 2000 euro, 4 spingi aperte. E poco ci è mancato, però ce ne ha messe 3 volte. 800 euro buono, 75, filare d'assi, onesto. Sti libretti che li vogliamo vedere di nuovo. Ci piacciono i libri, ci piace leggere, la cultura in generale ci piace, signore. Siamo persone aperte noi giocatori. Non ci piace soffermarci alle cose banali della vita, ma le vogliamo provare tutte. 1520. Almeno quelle che si possono provare. Non lo so, io quasi quasi proverei, a proposito di provare, pure ad aggredirla leggermente di più, però sempre a 1300 mi fermo. Devo provare a aggredirla per vedere se schiatta come si deve, anche se dopo un bel po' di sali e scendi, vincite buone, e anche 4 rich wild da bet 3. Non lo so se può fare ancora di più, vediamo che bet c'è successivo. Non c'è proprio, dovrei alzare il valore dei gettoni qua. E metterla a 6. Proprio per non giocare a 5, a 6, la voglio aumentare un po'. Però vediamo, ah bello, falare intero più quello, 80 euro, non è male. Stiamo ancora a 1500 dispari, signori, si smuove sta macchinetta. Stiamo facendo pure un bel rigiro che qua non vorrei portare sfortuna, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il sbloccare. Sbloccheremo bonus e livello insieme. Non c'è male se lo facciamo adesso, perché mantenendoci qua sui 1400 arriveremo a 1900 col bonus sbloccato, che non è male. Peccato che non paga questa come la bucobra. Vabbè, 4 nubi non è estremo comunque. Non è come la bucobra che la nubi è... cioè non è come la spinge, insomma, paga un po' di meno, come il pennacchio praticamente, come la statua. Non è una vincita estrema. Continuiamo così a bet 6, prima che mi gira la goccia di metterla a 7. Lascia la miseria, gira e rigira, però i libri non li mette più. Non li sta mettendo. Comunque, guardate come camminiamo, signori. 6 euro a botta. Ogni secondo facciamo un colpo. Dovremmo essere facilmente all'arrivo di questo livello, no? Vogliamo provare un altro po' qua la Book of Dead? Vogliamo provare a prendere i libri un'altra volta? Non lo so se è una cosa sensata, perché prima ce li ha messi e li ha pagati benino. Poi ce li ha rimessi e li ha pagati benino. Di nuovo, sempre un po' più di 100 volte il bet. A 5 mi ha dato 800, che non è male. Non lo so che vogliamo fare, vorrei, però se vogliamo continuare qua la vorrei alzare leggermente, visto che qua abbiamo tutti i bet possibili, 6, 7 la posso mettere, come cazzo mi gira la goccia, proviamo un po' a 8 euro. Vediamo se li pigliamo sti libri a 8, che sarebbe bestiale, come vince, se già pagasse 100 volte il bet arriviamo a 2000, che è una ballezza. Ma prima acchiappate i libri, perché non è facile. Da 1600 è scesa, signor. Sai chi usa la Book of Dead? Pensavo che un po' manteneva in gioco, invece non sta dando più niente. Altri 3 libri non vogliono arrivare. Credo che sia il caso a questo punto di fermarsi. Oh, andiamo a provare a prendere a tutti i costi i libri a 8. Prosezza magna, sai che facciamo? Proviamo un altro po', eh. Quando la chiappa più che si smuove così. Sono 2 libri. Eccola la che mo son bestialisce. Ce li possiamo scordare sti libri. Che la schermatura non me l'ha messa. Io la vorrei prendere una schermatura qua. Doppio bonus. Anzi mi ha dato pure dei giri aggiuntivi là. Con qui era stramorta però. Niente. Imbestialità totale, signori. Annaggia la madosca!
40 euro da merda, però sti libri credo che c'è solo da arrendersi qua, signori. Se non li ha messi con tutta questa mole di tiri elevata, ovviamente quando l'aumento non li metto. Se l'abbassavo a 2, dovevate vedere che sfilza di libri che combinavamo qua. Porco Giuda, vabbè, comunque siamo arrivati a 1000, che non è male. Peccato perché da 1600 abbiamo esagerato un po' qua a giocare, però. La voglia di schiattarla la macchinetta buona com'è questa. Era bella alta se metteva i libri a bel totto, signori. America potevamo fare. Anche prima mi ha fatto giocare un po' per rimetterceli. Poi ce li ha messi, però. Mentre qua, purtroppo, non ce li ha voluti mettere. E allora fermiamoci a mille. Che cazzo dobbiamo fare? Ringraziamo la macchinetta. E per oggi è tutto. Ce ne andiamo alla Mayan. Anzi, prima di andarcene, voglio vedere come stiamo messi. Abbiamo sbloccato il bonus, signori. Non lo vedete ancora, però 1500 di saldo, di cui 500 di bonus. Va bene, cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un bel rigiro a sta macchinetta. Vabbè che in effetti abbiamo fatto 1000 euro. Anzi, 600 euro solo per calare da 600. Da 1600 a 1000, cioè. E adesso ci serve un pochino di sblocco per finire questo livello 35. Cioè, per arrivare alla sfida. E chi lo sa se lo finiamo, signori. Purtroppo nella vita solo la morte, sì. Non per essere catastrofico, però dobbiamo sempre mantenere i piedi per terra. Andiamo alla Mayan Temple a proposito di piedi per terra, che non so che cazzo c'entra. La espando come si deve e andiamo a vedere. Di schiaffarla. Quanto mi sono portato? 1000, ok. Schiaffamola a 15 euro di massimo. Provo a partire così, una cosa che non ho mai fatto. Partire direttamente al massimo. Direte voi che cazzo sei. Vediamo, perché in genere altre volte mi paga benino. Vediamo se questa volta parte al massimo a mandorsa subito i 5 scatter, eh? Ovviamente mai nella vita, no? 4 me ne metto. 60 euro, vabbè, stiamo ancora a 900 e dispari. Mi voglio fare giusto qualche botta così per sbloccare il livello, signore. Non so quanto giro sia richiesto, però... Facciamoci una buttarella, magari un paio di carte mi gioco qua. Non ci mettono grazie. Perché non ci mette subito 5 scatter qua? 500 pigliamo, ringraziamo la macchinetta e ce ne ha. O magari 5 scatter qua, ovviamente no. Questa è imbestialita, sì. Filare, doppio filare, 350 euro, guarda che è imbestialita. Vabbè, torniamo a 1150, non è... Chissà che vince, da visto che siamo entrati con mille. E ce li metti sti scatter, eh? 500 euro di vincita me ne vado, vaffanculo. Non voglio perdere tempo. A 15 euro a botta, no, io ormai gioco soltanto più alto. Oh, e me la mette che vincita, però, maledetta. Niente. Ci ha fatto andare in attivo di 100 euro, signore. Siamo tornati giù a 1000. Incassiamo, vediamo se è bastato tutto ciò per arrivare alla sfida. Mancava proprio poco poco, in teoria 200 euro abbiamo... guardate qua, non si vede bene, però ci stiamo proprio a nusputa proprio. Che teniamo qua di macchinetta che fa pazzia un po'. Andiamoci a provare. Che cazzo la posizione fa che mi fa 2-3 tiri contati. Fa la stessa cosa della Mayan Temple, lo va. Anzi, fai di meglio, gentilmente. Mettimi 5 scatter uguali. Ai primi tiri, Jay! Falare intero, 150 euro. Bene. Ha fatto la stessa cosa. Ci ha portato in attivo di 150 euro. Maronna, signori, a prendere gli scatter così proprio regalati. 400 euro, e che fusse. Yeah, Ulisse, che puoi farlo. Sei sotto una macchinetta onesta che fa ste cose, le fai. E falle subito, gentilmente, che abbiamo 2 tiri solo a disposizione. Lo fai, gentilmente? Ehi, sto parlando con te! Scatter, ho detto, non 40 euro, ci fanno schifo 40 euro. Vogliamo gli scatter, uguali pure. Abbiamo l'ultimo tiro, no! Quella era l'occasione, vabbè, mettiamo 10 lì, a 10 euro, ci consumiamo pure questo, 15 euro, bet max, allora, peccato, perché veramente prenderli così rubati, signori,
Una bella soddisfazione. Comunque sia, bando alle ciance, parliamo di cose serie. Siamo alla sfida del livello 35. Un attimo, devo posizionare bene sta cosa, che se n'è andata più sotto, non ho capito perché. E l'andiamo a fare, signori, con concentrazione contro l'Olefante qua. Sto cazzo d'Olefante, guardate qua, distrazza è molto più grossa, signori. Dobbiamo puntare su effetti speciali, tipo prendere qualche palanghino, qualcosa per distruggerlo, perché a mani nude sarà tosto, però. Dio ha dato agli uomini anche il cervello, oltre che la forza. Vediamo che combiniamo qui, usando bene il cervello, caralla. Recuperiamo la vita, per fortuna. Annaggia stu cazzo d'olifante! Porco Giuda, questa è persa, signori. È perso perché quando parte così male, in genere, pigliamo solo mazzate fino a che ci schiatta. Mi è successo pure altri livelli che non ricordo, guardate, non gli diamo una botta manca a pagamento. Rimaniamo sempre sulla stessa casella, recuperiamo le vite, ma quando parte così male, ah, una bella accetta, ok, quello che ci serve per distruggerlo. Due accette! Attenzione, signori, che ancora non possiamo dare un verdetto. 4 a 3, 4 a 2, 5 a 2, attenzione. Porco Giuda! 5 a 2. 5 a 1, cazzo, attenzione. No. Sì! Sì! 35 finito, cazzo! Signori, sto così perché qua non sia mai perdiamo uno di sti livelli finali, avete capito quanto rigiro dobbiamo rifare? Quindi io spero di non perderli, meno male che anche il 35 di merda è passato. Olifant King è morto! Non meritava di morire per il valore delle sue geste, ma che cazzo ce ne fotte a lui che dobbiamo arrivare a livello 40? Alda schiatta! Tu eroe sei stato spietato, vabbè, però nella vita bisogna guardare anche a se stessi, non sempre agli altri. Sei arrivato dove nessuno è mai riuscito, non puoi più tornare indietro. Speriamo che potremmo tornare indietro. Vediamo che pigliamo allora. Ah, finalmente prendiamo il nostro marsupio d'oro per fare pandan. Con tutta la nostra roba tecnica qua. E questo qua è uno scudo che ci porta un po' sfiga. Una canotta, no, non a livello della nostra attuale. Un elmo che è un po', capito, particolare. 10 gettoni che non ci saranno a niente. Galosce nuove che non le cambieremo mai. Andiamoci a mettere il marsupio d'oro, signori. Qua le cose si fanno serie. Non i premi. Voglio sapere a dove mi personalizzo le mutande. Oh, eccolo qua il negozio. Il marsupio dove? Eccolo qua d'oro. Guardate, signori, che pandanne che abbiamo. Siamo proprio laccati dalla testa ai piedi d'oro. E nessuno può competere con noi, almeno a stile, direi. Va bene, per oggi abbiamo terminato il livello 35, stiamo al 36. Il sentiero degli antichi contro Dark Shaman. Questo già porta un po' di sfiga, guardate. Abbiamo 1500 euro per fortuna, ho caricato ancora ulteriormente, 2500 più sbloccati 500 di bonus. Cerchiamo di farcela, signori, non sarà facile. Vi ricordo che questo è Casino Legge, il concorso che mette in palio 100.000 euro di bonus arrivando alla fine del livello 40. Vi ricordo di giocare sempre responsabilmente, che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e può causare dipendenza patologica. Di giocare sempre col cervello collegato alle macchinette, perché da a farsi prendere la mano non ci vuole tantissimo, quindi imponetevi un budget, sfruttate bene i limiti di deposito che ogni sito, anche questo, vi dà. Se vi manca uno qualsiasi di questi requisiti, lasciate perdere, ve lo sconsiglio. Per oggi è tutto, signori, e noi ci aggiorniamo come sempre al prossimo video. Ciao!